Ehi, sono Flavio, il Meeple con la camicia, e benvenuto a questa nuova puntata in cui ti farò vedere il flusso di gioco di Nuria. Non ce la farò mai a pronunciarlo. Ma se vuoi conoscere componenti e setup, andare a vedere il video del mio parere, puoi cliccare sul link in alto o quello in descrizione. Ricorda che in descrizione trovi tanti link utili, compreso quelli per muoversi all'interno di un singolo video. Sei ancora qui? Ok, allora andiamo a influenzare questi cubici politici grigici. No, com'era? Questi politici grigi e cubici. Una partita a Nuria dura una serie di round variabile in base al numero dei giocatori. Il primo giocatore non cambia mai e all'inizio di ogni round rimuove uno di questi segnalini round dallo spazio più in basso e lo capovolge, mettendolo vicino alla riserva delle risorse. Questo verrà utilizzato per moltiplicare le risorse in caso dovessero finire. Rimosso l'ultimo, si svolge il round e poi il gioco termina con il conteggio dei punti. Ogni round consiste in un turno di un giocatore diviso in quattro fasi, che adesso vediamo insieme. La prima è quella dell'influenza, in cui puoi spendere un segnalino conoscenza per ruotare l'anello grande o quello medio, e non il piccolo, in senso orario, oppure spendere due segnalini conoscenza per scambiare la posizione di due dischi o spostarne uno in uno spazio vuoto. Queste azioni possono essere usate più volte, ma la seconda costa il doppio, la terza costa quattro volte e così via. Quando in questo caso scegli di ruotare una ruota, puoi fargli fare solo uno scatto, e sempre in senso orario. Da questo round in poi, questi costi aumentano di un segnalino conoscenza. La seconda fase è quella delle azioni, in cui puoi attivare da 0 a 3 dischi situati nella metà inferiore di queste ruote. L'ordine è indifferente, ma devono essere dischi di ruote differenti. Per ricordarti quali dischi puoi attivare, tieni presente questa plancia. Tutti quei dischi che sono compresi all'interno di questa plancia possono essere attivati, mentre invece gli altri no. Le combinazioni possibili sono questa, questa, questa e questa. Puoi decidere di non attivare un disco nel tuo turno, ma solo uno, e prendere un segnalino conoscenza. Questo disco deve essere in un anello dove non ne hai ancora attivato nessuno, e deve essere adiacente a quelli che attivi. Ad esempio, potrei decidere di attivare questi due e di non attivare questo per prendere un segnalino conoscenza. Puoi anche scambiare beni e risorse in qualsiasi momento nel tuo turno in base a questa tabella. Quando attivi un disco, svolgi la sua azione, e se ha più di un'azione tra cui scegliere, puoi farne solo una. Nel caso un disco fosse girato da questo lato giallo, che è il lato avanzato, puoi decidere se svolgere due azioni con quel disco, che siano due volte la stessa o due azioni diverse, se quell'azione ne concede di azioni diverse. Oppure utilizzarlo come un disco normale. In un turno può essere usato un solo disco avanzato. È poi importante ricordare che nel proprio turno non si possono fare più di quattro azioni. Questi dischi ti fanno ottenere tante risorse di quel tipo in base alle navi che tu possiedi nella tua area di gioco. Se ad esempio stai attivando questa azione, otterresti 3 unità di energia. Il disco città ti dà accesso a due azioni, una delle quali è il mercato, che ti permette di ottenere nuovi dischi. I dischi risorsa sono gratuiti, mentre gli altri costano un certo numero di risorse. Ottenuti i dischi, li metti al centro della tua ruota, saranno disponibili nel prossimo round. Oppure, con il disco azione città, puoi far avanzare un delegato su uno di questi tracciati, spendendo le risorse o i beni indicati nel livello di destinazione, che possono essere uguali o diversi in base al simboletto che trovi. In caso ci siano altri giocatori davanti a te, paga una risorsa a scelta per ognuno di loro su quel tracciato. Quando si pagano risorse, tornano nella riserva, mentre invece quando si pagano beni, il loro magazzino viene capovolto, ad indicare che ora è vuoto. Il disco viaggio ti permette di viaggiare per le isole. Puoi mandare il tuo ambasciatore su un'isola già scoperta, oppure scoprirne una nuova se ce ne sono, e metterci obbligatoriamente sopra l'ambasciatore. Non si può restare sulla stessa isola. Se su un'isola dove ti stai spostando ci sono altri giocatori, paga una risorsa per ogni ambasciatore avversario. Una volta su un'isola puoi scegliere se prendere una nave, se ancora presente, e aggiungerla alla tua riserva. Oppure mettere una delle tue fabbriche in questi spazi, prendendole sempre da quella più in alto sul tuo pianoro, e metterla in uno di questi spazi liberi. Quindi ottieni un numero di magazzini dal lato vuoto del tipo indicato nello spazio dove hai messo la tua fabbrica. In questo esempio sono 2 magazzini di eliche.
Il disco utensili ti permette di scegliere tra due azioni, una delle quali è migliorare, che ti dà l'opportunità di capovolgere un disco da normale ad avanzato. Quel disco però non potrà essere utilizzato in questo turno. Può comunque essere capovolto un disco già utilizzato. Un disco utensili non può migliorare se stesso, ma un disco utensili può migliorare un altro disco utensili. Oppure questo disco ti permette di produrre. Puoi scegliere se produrre beni di uno stesso tipo, pari al numero dei tuoi magazzini di quel tipo, oppure un bene per tipo di magazzino che possiedi. Ad esempio, il giocatore giallo potrebbe scegliere di produrre questi due, oppure questi due, spendendo le relative risorse. Quindi questi vengono capovolti. E ora rappresentano dei magazzini pieni. Il disco azione bonus permette di replicare un'azione già fatta in questo turno. Qualora però fosse dal lato avanzato, permette di replicare due azioni già utilizzate in questo turno, oppure due volte la stessa. Ricorda però che non si possono mai fare più di quattro azioni in un turno. La terza fase è quella politica ed è opzionale. Puoi pagare tanta conoscenza quanto quella segnata sul tracciato Segna Round per spostare un politico dalla sezione superiore a una inferiore, sempre nello spazio libero più a sinistra, e poi rimuovere dal gioco un politico da una sezione superiore. Ad esempio, spendendo due segnalini conoscenza, il giocatore giallo decide di spostare questo politico nello spazio libero più a sinistra di questo tracciato e di eliminare un politico da questo tracciato. Di fatto ha aumentato il numero di punti vittoria a fine partita per questo tracciato e diminuito la possibilità dei punti vittoria per questo. Quelli messi nella sezione inferiore non possono mai essere spostati. Esistono anche questi due spazi. Questo fa ottenere punti per uno tra i propri segnalini nello spazio più in alto, mentre questo nello spazio più in basso. Questa azione in questa fase politica può essere fatta più volte nel proprio turno, ma la seconda costa il doppio, la terza il quadruplo e così via. La quarta fase è quella dell'amministrazione, in cui ottieni tanti segnalini conoscenza quanti sono quelli mostrati sul tuo pianoro. Quindi ruota ogni anello in senso orario di una casella, partendo da quello centrale più piccolo. Infine, se hai acquistato dei dischi e si trovano al centro della tua ruota, puoi ora metterli in uno spazio vuoto oppure sostituirli a un altro disco azione che viene rimosso dal gioco. Ora vediamo come si svolge qualche round. Il giocatore rosso è il primo in questo round. Nella sua prima fase decide di spendere un segnalino conoscenza rimettendolo in riserva per ruotare di uno spazio il suo anello centrale. Quindi nella seconda fase, quella delle azioni, decide di attivare questi due dischi. Attiva il disco che gli fa ottenere micelio, ha una sola nave, quindi ne ottiene uno. Allo stesso modo attiva il disco energia, ha una sola nave e ottiene una risorsa energia. Nella sua fase politica potrebbe spendere segnalini conoscenza per influenzare i politici. Non ne ha, quindi salta questa fase. Nella sua quarta fase, quella amministrazione, gira le sue ruote. Anche il giocatore giallo decide di spendere un segnalino conoscenza per modificare la posizione delle sue ruote. Quindi attiva questi due dischi e ottiene una energia e un'ossidiana, perché ha una nave per ognuna di quelle risorse. Salta la fase politica perché non ha segnalini conoscenza e nella sua fase di amministrazione gira le sue ruote. Il giocatore bianco decide di saltare la fase influenza. Nella sua fase delle azioni decide di non attivare un disco, questo qui, e ottiene un segnalino conoscenza. Non ha altri dischi che può attivare, quindi la sua fase delle azioni è finita. Nella fase politica decide di spendere un segnalino conoscenza per far scendere questo politico qui sotto e per eliminare questo. Nella sua fase amministrazione gira le sue ruote. È di nuovo il turno del giocatore rosso, che essendo il primo giocatore rimuove un altro di questi segnalini. Salta la sua fase influenza non avendo segnalini conoscenza. Nella sua fase delle azioni decide di attivare per primo il disco del viaggio. Pesca quindi una tessera isola e ci posiziona il suo ambasciatore. Quando un'isola viene scoperta bisogna piazzarci sopra le navi in base ai simboli indicati qui. Una freccia blu indica il numero dei giocatori più uno. Una freccia arancione indica il numero dei giocatori meno uno. Mentre invece due frecce arancioni indicano il numero dei giocatori meno 2. Su questa isola devono essere posizionate navi che raccolgono micelio pari al numero dei giocatori più 1, quindi 4.
Ora il giocatore rosso può scegliere se ottenere una nave oppure se costruire una fabbrica. Decide di costruire una fabbrica di bussole e occupando questo spazio ottiene due magazzini. Quindi come seconda azione decide di ottenere ossidiana, ottenendone una sola perché ha una sola nave. Quindi decide di andare in città. Decide di spendere queste quattro risorse per ottenere questo disco bonus, che mette qui al centro della sua ruota. Salta alla sua fase politica perché non ha segnalini conoscenza, ma nella sua fase amministrazione ottiene un segnalino conoscenza, perché un simbolo conoscenza è scoperto qui sulla sua plancia pianoro. Gira le sue ruote. E può posizionare il suo disco acquistato dove vuole sulla sua plancia, o sostituendolo a un disco già presente, oppure mettendolo in uno spazio vuoto, e decide di metterlo qui. È il turno del giocatore giallo. Nella sua fase influenza non può fare nulla perché non ha segnalini conoscenza. Nella sua fase delle azioni, per prima cosa, decide di fare l'azione viaggio, e scopre quindi una nuova isola. Decide di posizionare una fabbrica qui, e di ottenere due magazzini di ali. Quindi sceglie di fare l'azione che gli fa ottenere micelio, e ne ottiene uno solo perché ha una sola aeronave che gli porta a micelio, e decide quindi di andare in città. Decide anche lui di spendere 4 risorse per prendere uno di questi segnalini bonus. La sua fase delle azioni è finita. Nella sua fase politica non fa nulla, mentre invece nella sua fase amministrazione gira le sue ruote. E mette questo disco in questo spazio. Il giocatore bianco decide di spendere un segnalino conoscenza per ruotare uno dei suoi anelli e decide di ruotare questo. Quindi attiva questo disco e ottiene una energia, attiva questo e ottiene un'ossidiana. Quindi attiva questo per andare in città, dove spende queste 3 risorse per ottenere questo disco. Salta la sua fase politica e nella sua fase amministrazione gira le ruote e posiziona questo disco qui. E il gioco continua così fino a che non si arriva all'ultimo round, al termine del quale avviene il conteggio dei punti. E questo era il flusso di gioco. Ora, se vuoi, puoi venire con me a fine partita, così contiamo i punti e vediamo chi ha vinto. Oppure puoi cliccare sul link in alto o quello in descrizione per andare a vedere il video del mio parere. Ma se sei soddisfatto, ti ringrazio per aver guardato quest'altra puntata, ma se hai dubbi o domande di qualsiasi tipo, mettile nei commenti e risponderò appena possibile. Io sono Flavio, il Meeple con la camicia, e ci vediamo alla prossima. Ed eccoci arrivati a fine partita. Per calcolare i punti, ogni giocatore moltiplica il livello in cui si trova il suo delegato per il numero più a sinistra della sala corrispondente. Poi ogni giocatore moltiplica il valore di un suo delegato più in alto per il numero più a sinistra della sala della specializzazione. E allo stesso modo, il delegato con il livello più basso per il numero più a sinistra della sala della divisione. In casi di parità tra delegati, solo uno può essere conteggiato. Partiamo dal giocatore giallo, che è quello che ha avuto un pochino di difficoltà nello stare dietro agli altri giocatori. Questo delegato, sul secondo livello, gli fa ottenere 12 punti. 6 per 2, 12. Questo delegato sul primo livello, 9 punti. Quest'altro delegato sul secondo livello, 8 punti. Il suo delegato di livello più alto, in questo caso uno solo dei due, gli fa ottenere 12 punti. Mentre invece il delegato di livello più basso, 8 punti, per un totale di 49 punti. Passiamo ora al giocatore bianco. Questo delegato gli fa ottenere 36 punti. Quest'altro delegato, 36 punti. Il delegato di livello maggiore gli fa ottenere 36 punti. Il delegato di livello minore gli fa ottenere 32 punti, per un totale di 140 punti. Gli stessi identici punti che fa il giocatore rosso. Chi ha più punti è il vincitore, ma in caso di parità come in questa situazione, i giocatori in spareggio sommano magazzini e segnalini nave, e chi ne ha di meno è il vincitore. Il giocatore rosso ne ha 12, il giocatore bianco ne ha 10, quindi vince il giocatore bianco. E questo è davvero tutto. Ti ricordo che puoi sempre andare a vedere il video del mio parere cliccando sul link in alto o quello in descrizione, ma se sei soddisfatto ti ringrazio per aver guardato quest'altra puntata, ma se hai dubbi o domande di qualsiasi tipo mettile nei commenti e risponderò appena possibile. Io sono Flavio, il Meeple con la camicia, e ci vediamo alla prossima.